L'isola di Poveglia, conosciuta anche come l'Isola del Male, sorge nella laguna di Venezia, in Italia. La sua storia è avvolta da leggende e misteri, principalmente a causa del suo passato come luogo di isolamento per le persone colpite dalla peste e successivamente come ospedale psichiatrico. Nel corso dei secoli, Poveglia ha svolto diversi ruoli, fungendo da rifugio per la popolazione locale fuggita dagli invasori, da luogo di esilio e da discarica per i malati morenti o deceduti. Si dice che il suolo dell'isola sia costituito per il 50% da ceneri umane, a causa delle migliaia di persone che furono bruciate e sepolte lì durante la peste nera. Secondo la leggenda, verso la fine del XIX secolo, l'ospedale psichiatrico di Poveglia fu teatro di strani esperimenti su pazienti, e si dice che un medico impazzito si sia gettato dalla torre del manicomio. Si racconta che, nonostante la campana sia stata rimossa anni fa, si possano ancora udire i rintocchi provenienti dalla torre. Oggi Poveglia è un'isola chiusa al pubblico e continua a suscitare storie di presenze e fenomeni paranormali, rendendola uno dei luoghi più oscuri e affascinanti d'Italia. Anche per oggi è tutto. Ricordatevi di mettere un like, iscrivervi al canale e condividere. Questo ci motiverà a creare sempre nuovi contenuti gratuiti per tutti. A presto e grazie.